E dopo vi lascio in questa piazza. Avete qualche posto per un caffè? Ma una cosina veloce. Siamo lungo il cammino inglese. Ecco, a 64 km dalla La stella indica sempre la direzione verso la quale si deve andare. Ecco. Evita la umidità, riscalda questa parte della casa e fa, proprio. Lo troviamo qui a Betanzos, in tutti i paesi di costa e soprattutto la Corugna. La facciata della Corugna è un'immensa Betanzos, ok? C'è una storia che dice, uno da Sevilla e uno da Santiago. Siamo a 30 gradi in ombra, e dice Santiago, qui siamo a 10 in ombra. E l'altro dice, al sole... E dice il di Santiago, che cosa? La parola sole, non la conosceva. Che cosa è il sole? Andiamo da questo. Seconda giornata con il GAL in questo paese di Betanzos. Una giornata che per la Galizia è meravigliosa, perché non piove, e quando in Galizia non piove allora è uno spettacolo. Ci saranno 15 gradi e questi sono i partecipanti, 7 GAL. Stiamo conoscendo la Corugna, la regione della Galizia. Molti operatori turistici, sindaci, guide che partecipano alla conoscenza delle buone pratiche qui in Galizia. Abbiamo visitato Santiago e adesso siamo qui a Betanzos.